Grazie Presidente. Aspetti, scusi, chiedo scusa. Eccoci qua. Bene. Sì, allora ho presentato questo emendamento perché questa è un'esperienza che è stata sperimentata anche in altre città italiane e noi riteniamo che sia assolutamente positiva. La questione è questa: le difficoltà nella raccolta differenziata con le utenze non domestiche abbiamo verificato nel corso di questi anni sono dettate anche dal fatto che nei negozi tendenzialmente le attività commerciali non tengono i secchi, loro secchi differenziati per i loro clienti. Avendo un solo secchio, anche a me personalmente mi è capitato di entrare in bar e chiedere: scusate, questo è di plastica, dove lo butto? E molti dicono: guardi, c'è solo quel secchio lì che è indifferenziato. Detto francamente, poi alla fine quel materiale va nella raccolta differenziata. C'è stata una sperimentazione positiva effettuata nel comune di Napoli, con cui è stata effettuata una ordinanza in cui si impone ai negozianti di tenere i secchi differenziati per i loro clienti. Noi a questo punto, con questo emendamento, lo inseriamo nel regolamento rifiuti e da questo momento in poi i negozianti dovranno tenere i secchi differenziati anche per i loro clienti, in modo tale che quando poi l'andranno a gettare l'avranno già differenziata e sicuramente aumenteremo i quantitativi di raccolta differenziata che potranno essere raccolti. A questo ovviamente segue anche una modifica e questo è una modifica all'articolo 17, segue anche una modifica all'articolo 86 che è relativo alle sanzioni, per cui si prevede una sanzione da 150 € a €500 nel caso in cui non abbiano i secchi differenziati all'interno delle attività. Grazie Presidente.